questo slancio? Ci hai pensato su due volte? È stato immediato? Sei partita? Allora, io ho fatto subito una settimana in casa, non fare niente. Dopodiché mi sono resa conto che ero inutile. Con gli studi che avevo intrapreso, era inutile rimanere a casa. Allora da lì ho iniziato a informarmi tramite la Croce Rossa prima e poi ho avuto vari contatti e alla fine ho scelto di andare in questo RSA quinto. Pensi possa essere anche il tuo domani? O pensi sì, invece più la palla a nuoto? No, è il mio domani. Ne sono sicurissima. È quello che voglio fare ed è quello che mi piace. Un'esperienza, diciamo, molto dura, perché i turni di lavoro sono veramente lunghi, veramente faticosi, però mi piace ed è quello che voglio fare. Ne sono sempre più sicura. La preoccupazione non c'è, anche da parte soprattutto dei miei genitori. Però passa in secondo piano per me in questo momento. Non è tra le prime cose che penso. Non mi sveglia al mattino, oh mio Dio, devo andare a lavorare, chissà se mi prendo qualcosa. No, dico, Giulia, ora vai a lavorare ed avrai un sacco di cose da fare. Oggi ho fatto la mattina, dalle 7 alle 2, e penso di non essermi mai seduta. E ora vado a fare la notte, dalle 9 di sera fino alle 7 di mattina. Io stanotte sarò da sola con un operatore sociosanitario, un OSS, con 65 pazienti all'incirca. Siamo rimasti solo 4 infermieri per ora. Senti, in questo magari sarò banale, anche retorico, la pallanuoto quanto ti ha aiutato anche a sopportare questo carico di lavoro? La pallanuoto mi ha aiutato tanto, sia a livello in testa, ma soprattutto anche a livello fisico, perché non è facile fare 19 ore di turno. Non è semplice. E comunque avere, tra virgolette, essere allenati, ok che mi alleno in acqua, però ho sempre il fisico allenato. E poi avere sempre la testa sotto vari stress, si può dire, sempre allenata, fa veramente tanto. Io da 2 anni che non lavoravo, perché mi ero dedicata alla pallanuoto. E ritornare a lavorare, pensavo, oh mio Dio, mi ricorderò qualcosa. E comunque aver tenuto la mente allenata in questi 2 anni, dagli schemi, per esempio, da varie cose, ho fatto veramente poca fatica a ricordarmi tutto. In questo momento la pallanuoto sembra veramente molto lontana. In questo momento sì, cioè, a parte che comunque quando non faccio orari stranissimi, cerco di allenarmi lo stesso anche in casa tramite gli allenamenti di Martina e di Renato. Però la pallanuoto, chi lo sa, se faremo la stessa fine del basket e del rugby oppure continueremo nei mesi estivi. Questo è un bel punto interrogativo. Gli accordi che ho preso è che se dura ancora a lungo, io continuo finché ci sono queste restrizioni. Dal momento che potremo iniziarci di nuovo ad allenare, allora io posso interrompere il mio contratto. È un'esperienza che ti fa crescere anche tanto e ti fa capire veramente quali sono le cose importanti nella vita. Perché io penso che la cosa più brutta, e non augurerei mai nessuno, è morire senza aver nessuno a fianco, senza avere un tuo caro a fianco. Cioè, sono successe delle persone sono decedute, e cioè, veramente ti si stringe il cuore tantissimo a vedere che soffrono a nessuno. Quindi ti fa capire un sacco di cose, quali sono le cose che della vita puoi fare a meno e quali sono le cose veramente importanti. Volevo fare un ringraziamento, ma veramente grande, 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 a tutte le mie compagne di squadra e alla mia società, che le sento molto vicine in questo periodo, che mi scrivono tutti i giorni, le sento tutti i giorni e mi fanno andare al lavoro con una voglia e un sorriso in più. Sono veramente fantastiche.